evidenziando il fatto che sono stati entrambi assolti. Nessun commento invece dalla candidata di Forza Italia Poli Bortone sul quarto della lista, Giovanni Copertino. Gli altri partiti, in attesa di leggere l'elenco completo, non stanno a guardare. Renzi e PD escludono che ci siano impresentabili nelle loro liste. Guerini. Il nostro codice etico, credo che siamo le carte da regola, le abbiamo sicuramente. Polemici 5 Stelle che definiscono il rinvio a venerdì una farsa, perché spiegano sabato inizia il silenzio elettorale. Di Maio. Noi non facciamo candidare indagati, non facciamo candidare condannati. Francesca Cecchini, GR2. Sono molti i messaggi rassicuranti.